Nefi Magazine, in collaborazione con Video Fashion TV e Milano Play TV, presenta Casa e Spago. Buonasera, ben ritrovati, nuova puntata di Casa e Spago, naturalmente sempre su Video Fashion TV. Vi ringraziamo per i tanti like che ci mandate, seguite anche la pagina di Facebook, di Instagram e anche su Telegram. Allora, anche oggi parleremo comunque di giornalismo, parleremo di cinema, sempre per la regia di Dario Gandolfi, e aspettiamo il primo ospite. Il primo ospite è Attilio Bertaglia. Poi parleremo con lui in collegamento da Torino, ma nel frattempo mandiamo il suo videoclip di questa bellissima sitcomedy. Presenta la prima sitcom movie al mondo. In questo amore non esiste dispetto né gelosia. Selvaggia! Cervello tuo che funziona ancora a criceti. Almeno è biologico. Biologicamente degradabile. Ma che stai dicendo? La gelosia ti sta dando la testa? Io non sono gelosa, per essere tradita da un escort mi insulti, Dove la vicina di casa non suonerà mai. Ragazzi, ho una notizia straordinaria. Ho appena comprato un super aspirapolvere, regalato 2000 euro. Ed è tutto sto casino. State guardando la partita. Dove finalmente c'è un amore tra suocera e genero. Amore, siamo arrivati. No, stati qua. Lo so, l'ho fatta apposta. Amore, prendimi la mazza. Hanno appena aperto la caccia alle vipere. Ecco, per colpa tua sono pure morto. Dove la legge non interviene mai. Ecco, ci mancava pure il tenente Colombo. Scusi, cosa ha detto? Siete tutti in arresto, tutti. Dove non succede mai nulla di strano. Signore, ho trovato il problema. Ti bagna. Quello è scontato. Ma non del carmine, il contretto me fece. Spero per te, perché se no ti faccio vedere io come uso il libro. Aiuto! Vabbè, ho capito. Meglio che canto. Ci piace fare casino dalla sera al mattino. Ci piace fare quello che ci pare senza troppe pare. A volte ci si fa male, a volte andiamo su 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 e poi torniamo giù 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 giù. E non ci frega niente di pensare male, ci piace stare bene bene. A volte andiamo su 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 e poi torniamo giù 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 giù. E non ci frega niente di pensare male, ci piace stare bene bene. Noi non abbiamo la sfera magica e abbiamo sogni grandi come l'America. E siamo tutti diversi ma uguali, e siamo pazzi e normali. Fra tante cose. E diamo il benvenuto ad Attilio Bertaglia, che è collegato, presumo, da Torino. Abbiamo appena visto il suo trailer di questa sitcomedy. Attilio, noi sappiamo che ti conosciamo da tempo, che tu ami il cinema, comunque la recitazione. Come nasce, diciamo, questo video e a che cosa vuoi arrivare alla gente? Con cosa? Buonasera o buongiorno a tutti. Grazie Leonora, che noi è da una vita che ci conosciamo. Allora, innanzitutto questo progetto parte un po' da quello che è l'onore di essere italiani, perché passando il tempo con gli anni, diciamo, colleghi italiani sono un po' dimenticati
di quello che siamo capaci di fare, ovvero il cinema. E ormai il cinema italiano è diventato qualcosa di ormai visto e rivisto. Infatti con questo nuovo film noi abbiamo voluto proporre un nuovo target, ovvero la sitcom movie, dove non è né una sitcom né un film, ma sono i due mondi uniti insieme, creando questa sitcom movie. E quindi questo è il primo passo. Il secondo passo è quello da un pochino cambiare un po' le regole dei giochi che ci sono in Italia, ovvero dare possibilità a nuovi talenti di farsi vedere, di farsi conoscere e anche dalla possibilità che poi possono emergere e diventare comunque degli attori famosi. So quanto Attilio Bertaglia ama la recitazione, il cinema, insomma, parlando anche di nuove proposte di giovani che si avvicinano a questo mondo. Infatti volevo dire, e penso che Attilio questo lo confermi, che questo è un lavoro molto difficile, vero Attilio? Che insomma ci vuole tanta volontà, tanta presenza e soprattutto anche tanto studio, lo confermi? Allora, confermo, voglio dire un'altra cosa, ovvero questo film è completamente sostenuto da noi stessi, ovvero non ci sono dietro sponsor, perché abbiamo avuto 2 anni di lotta per trovare sponsor e tutto quanto, ma siccome noi siamo determinati e vogliamo creare questo film, l'abbiamo creato, ci siamo messi completamente tutti in gioco e stiamo parlando di oltre 100 persone, tra attori, comparse, persone dello staff, che hanno deciso e hanno creduto in questo nuovo progetto e lo abbiamo realizzato, sperando poi che i frutti arrivano molto presto. Però sì, sono il pesciolino rosso che sta lottando contro gli squali per emergere. Ecco, chi vogliamo salutare che ha fatto parte di questa sitcom? Veramente tutti, però in particolar modo, diciamo, poi gli attori principali. Allora, di sicuro tutti lo staff, i miei soci della produzione, ma una grande persona che mi è stato molto dietro, è colei che ha anche creato tutto questo, ovvero la protagonista, ovvero la selvaggia, Sara Morgillo, che tu sai quanto io sono pazzo, perché ci conosciamo, anche perché siamo artisti, e qui dovremmo essere, gli artisti sono un po' intelligenti e un po' pazzi. Io Sara c'ho qua, caramba che sorpresa. E lì? Oh, bene, allora benvenuta. Benvenuta. Noi stiamo parlando appunto di cinema, stiamo parlando comunque del format che ha presentato Attilio, dove ci sono tanti protagonisti, oltre naturalmente te ed altri ragazzi. Ma io ho visto anche che nell'ingresso, naturalmente, tra un set e l'altro abbiamo anche uno speaker che parla. Ecco, esattamente. Qual è la comunicazione che volete fare arrivare al pubblico che vi vede e naturalmente ascolta le parole? Allora, quello che noi su questo progetto abbiamo anche molto realizzato è quello di portare la vita quotidiana di una famiglia. Infatti ci sono molte riprese che possono un po' ricordare Casa Vianello, abbiamo voluto omaggiare anche diversi artisti dei vari anni proprio di questo mondo, ma dare quel senso di normalità, ma nello stesso tempo anche di follia, ovvero la follia quotidiana che però è la normalità della quotidianità. Infatti ne succederanno di cose di cotte e di crude, però quello che per molte persone può essere strano, pazzo, in realtà magari è la normalità di tutti i giorni. Esatto, cosa che però non ci rendiamo conto. Credo che voi avete portato un po' il ritorno alla commedia, no? La famosa commedia italiana che manca da tempo, dove comunque abbiamo trovato dei film ultimamente più forti, meno, diciamo, per il pubblico, per tutti, no? Ecco, per cui vedo un po' il ritorno alla commedia italiana, naturalmente, posta su un futuro, diciamo, di giovani ragazzi che
hanno la voglia e soprattutto il desiderio di essere attori. Ecco, visto che a fianco tuo c'è anche un'attrice, volevo sapere da lei, per i nostri ragazzi che ci stanno ascoltando, quanto bisogna studiare. Non è che uno va a fare un casting e è pronto perché si crede attore. Diciamo quali sono le qualità che bisogna avere per superare un casting cinematografico. Bisogna studiare tantissimo, non tanto. Io ho iniziato il mio sogno, tra virgolette, la mia carriera. Ho sempre avuto una passione, ok, del cinema, del canto, danza. Però ho studiato 5 anni, che oddio, ci sono attrici che magari studiano anche di più, però secondo me è l'intensità di come uno studia. Ricordo che quando ero più piccola volevo mantenermi gli studi in accademia, perché comunque sono anche molto, non sono, ecco, così economici, quindi devi avere secondo me proprio quella passione e quella perseveranza di poter andare avanti. Quindi io mi ricordo che quando ero più piccolina lavoravo nei ristoranti, facevo i turni di notte per poi andare la mattina a scuola, fare 8 ore in accademia, 6-8 ore, comunque studiarmi i copioni nel distacco tra il lavoro e l'accademia. Arrivavo molto stanca, magari i miei compagni erano tutti belli freschi, io con due occhiali così a studiare i copioni, e comunque devi essere preparato, perché devi poi fare la spalla, devi provare le varie sceneggiature di teatro, cinema, doppiaggio. Quindi io personalmente ho fatto tanti sacrifici e ancora ne dovrò farne, però sì, non è facile, devi avere proprio una gran passione. Poi purtroppo al mondo d'oggi magari vanno avanti quelli che sono già un po' più conosciuti, quindi noi, quelli meno conosciuti, che però non vuol dire che non abbiamo un talento, non abbiamo un sogno. Nel nostro piccolo abbiamo cercato comunque di essere il più naturali possibili con Antonio Selvaggio, nonostante Attilio abbia molta esperienza, per me invece è stata la mia prima esperienza vera in un set. Abbiamo toccato tante ore di ripresa, io ero molto stanca, eppure stare dietro ad Attilio non è facile, perché lui comunque è abituato, io no, perché uscendo dall'accademia e ritrovandomi nel mio primo set cinematografico con un ruolo da protagonista, da che ti spallonzano a destra e a sinistra, il trucco, il parrucco, e comunque i copioni. Non puoi permetterti in un set di non sapere un copione, quindi ci sono mesi di studio prima. Esatto. Non è facile. Diciamo questo, più che altro è un comunicato che facciamo ai giovani che vogliono aprire anche le loro strade su questo mondo, di non fissarsi a pensare, oddio, gli attori guadagnano soldi. No, essere un attore vuol dire avere una missione. La vera missione di un attore è quella di portare emozioni al pubblico. Sì. La prima cosa è questa. E la seconda è crederci senza pensare al denaro. Il vero attore, i soldi arriveranno dopo, ma la prima cosa è la passione e la voglia di fare questo lavoro. Esatto. Allora, Attilio, chi volesse seguirvi, chi volesse comunque vedere i vostri lavori, voi avete una pagina, i vostri profili, in modo che i ragazzi vi possano seguire, soprattutto se qualcuno volesse partecipare, non so, a queste sitcom, no? Che ha questa volontà, questa capacità, voi le accettate o avete un cast chiuso? Allora, noi come produzione, perché io ho aperto anche da poco direttamente proprio la produzione cinematografica, sì. Noi apriamo le porte a tutti. Ripeto, l'importanza è avere veramente voglia di fare questo lavoro. La professionalità, l'impegno, quella è la cosa che, se uno è alle prime armi, noi non gli chiudiamo la porta, anzi, gli siamo ancora più vicino. Ma l'importanza è che loro danno la volontà e danno il 110% di quello che loro possono dare normalmente. Esatto, caro figlio.
Ultima domanda che voglio chiedervi, se farete dei casting appunto per questa sitcom, per questo lavoro, questo progetto, dove possono partecipare e dove potranno anche leggere, diciamo, l'annuncio per parteciparvi. Allora, noi abbiamo, come tutte ormai le produzioni, abbiamo contatti su Facebook, su Instagram, o direttamente tramite me, Attilio Bertaglia, o se no tramite la Lion & Wolf Production. Quella è commerciale. Allora, noi come produzione attualmente siamo voluti partire con questo botto di sitcom movie, quindi il nuovo target, proprio per farci anche conoscere un attimino, ma già in cantiere ci sono già altri progetti di cui andremo a parlare anche sul sociale. Avremo tipo una serie di 3 cortometraggi, ma che poi si evolveranno in film, si andrà a parlare su violenza sulle donne, su LGBT e violenza sugli uomini. Quindi siamo una produzione ad ampio raggio, con non solo commedia, ma anche con tematiche anche molto più serie, attuali, di cronaca nera, rosa e tutto quanto. Va bene, allora io vi ringrazio, vi saluto, e naturalmente, visto che io e Attilio ci conosciamo, lui mi terrà presente magari per i casting, noi magari lo mandiamo anche in onda per ricordare la partecipazione dei ragazzi e ragazze ai quali amano diventare attori o partecipare a questa divertente sitcom, di questa commedia, diciamo, dove Attilio e i ragazzi comunque hanno dato il meglio di loro, e ti aspetto magari per una prossima intervista, naturalmente, per parlare ancora di cinema, di arte e di passione, quella che tu e comunque l'attrice vicino a te avete e continuate a fare con tanto tanto amore. Grazie. Grazie a voi, grazie Ele, alla prossima. Alla prossima. Bene, abbiamo parlato con Attilio Bertaglia di cinema, abbiamo parlato appunto di sitcom, di Torno alla Commedia. Questa cosa mi fa molto piacere, perché può comunque anche aprire le porte delle nuove proposte a delle persone che sognano comunque di stare davanti a una telecamera. E nel frattempo abbiamo un altro ospite, che è un giornalista, arriva dalla Puglia, è bravissimo, noi scambiamo interviste, artisti, e abbiamo, anche se il nostro Dario è pronto alla regia, un suo filmato, e poi ve lo presento. L'editoria è ad un punto di svolta che vede evolversi diversi modi di informare, cogliendo quelle che sono le trasformazioni politiche e sociali della nostra società. In Puglia 24 si prefigge di essere una voce chiara, forte e libera. Daremo molto spazio alle opinioni dei nostri lettori, vero e proprio motore trainante della testata web. In Puglia 24, tutte le news dalla Puglia. E diamo il benvenuto ad Alessandro Nardelli, collega. Naturalmente noi ci scambiamo anche gli artisti, ormai siamo diventati quasi soci di seduta giornalistica, dove affrontiamo tutti i giorni quasi comunque non solo gli artisti, ma anche comunque tanti altri personaggi importanti, vero Alessandro? Ciao, benvenuta, grazie Eleonora. Allora, caro Alessandro, noi abbiamo visto pure in 24 ore questo format, naturalmente, dove tu hai portato e porti ancora attualmente, però aggiungiamo anche Talking, dove i tuoi ospiti naturalmente si collegano e hanno il modo di proporsi, parlare, discutere e tante volte anche litigare, perché no, vero? Allora, Leonora, sì, io ho dato vita al mio format circa 4 mesi fa. Con l'anno nuovo abbiamo deciso di lanciare il format Talking, che inizialmente partiva solamente come format di interviste il giovedì. Adesso è ampliato con Talking la politica parla il lunedì, Talking l'attualità il martedì e il venerdì, mentre il mercoledì si parla di territorio. E quindi abbiamo deciso di dare spazio con la mia redazione a chi ha qualcosa da dire. Questa è la base. Se qualcuno ha qualcosa da dire, può venire ai nostri microfoni e noi gli daremo sicuramente spazio. Esatto. Poi c'è anche questa collaborazione con Telebrindisi, che naturalmente è contemporanea, no? Per Talking, il tuo format, ricordiamolo.
Sì, Telebrindisi Web con l'amico Maurizio Matulli che mi ha dato la possibilità anche di collaborare con lui. Stiamo continuando a fare cose molto, molto belle e te lo annuncio qui in esclusiva al tuo programma. Noi a breve dovremo sicuramente iniziare con una web TV e stiamo tutto in work in progress. Il progetto sarà sicuramente in collaborazione con la Regione Puglia, ma ne saprete di più al più presto. Esatto, c'è da dire che noi ci siamo conosciuti naturalmente per intervistarci. Io ho intervistato te, adesso ti intervisto ancora perché naturalmente volevo parlare di Talking. Quando ci eravamo conosciuti c'era solo in Puglia 24 ore e naturalmente c'è una bellissima collaborazione tra di noi perché, come vedi, ci scambiamo un po' gli ospiti, parliamo naturalmente di tante cose, anche perché se uno poi ospita gli stessi personaggi, ogni puntata c'è un argomento alla quale comunque si può discutere, vero Alessandro? Sì, io ti ringrazio intanto della fiducia perché collaborare con te è un piacere oltre che un onore e sicuramente sì, scambiarci gli ospiti non vuol dire parlare delle stesse cose, anzi, esatto. Ognuno ha il suo stile di conduzione, ha il suo modo anche di intervistare, quindi è un piacere perché gli ospiti possono avere a questo punto anche due interviste, quindi la tua e la mia. E sono del parere che sono sempre ospiti di qualità, abbiamo sempre ospiti diversi e molto interessanti che variano negli argomenti, si va dalla musica al cinema, si va dai vetrinisti fino a coloro che si occupano di Miss Italia, quindi gli argomenti sono tantissimi e questo è importante perché la gente vuole variare anche nell'ascoltarci. Esatto, io già che ci sono, visto che volevo fare un saluto a Marcello Favola che ti avrà ospite nel suo programma a Roma, questa cosa mi fa molto piacere perché Marcello è un grande lavoratore della televisione. Infatti lui sparisce e un po' non lo senti perché sta veramente lavorando tanto per poter portare il meglio attraverso la comunicazione. Per cui se sei d'accordo lo salutiamo al nostro Marcello che naturalmente verso fine marzo ti avrà ospite nei suoi studi romani e questa cosa mi fa tanto piacere, volevo proprio mandare un saluto visto che sono in collegamento con te caro Alessandro. Allora grazie, Alessandro, io ricambio il saluto con Marcello. Esatto, tu nasci giornalisticamente parlando con la scrittura, no? E poi ti sei dato anche comunque, diciamo, all'immagine, alla telecamera. Sì, io nasco come giornalista nel 2009. Il primo mio servizio è stato legato ad un evento purtroppo non positivo nella provincia di Brindisi. Nello specifico nella città di Brindisi ci fu un attentato e ci fu la morte della giovane Melissa Bassi. E quindi così nasce in quel modo la mia carriera da giornalista, che poi si è evoluta ovviamente grazie anche a diverse collaborazioni. Io nasco come giornalista sportivo per Gol.com e poi di lì la collaborazione con il Giornale di Puglia, che è durata tantissimo, e poi la collaborazione anche con l'Avanti Online, un giornale socialista, che mi ha dato la possibilità di scoprire cose nuove. Ecco, io lì ho imparato come si gestisce una redazione, ed è fondamentale per chi guida un giornale avere una linea di redazione. Poi tante altre collaborazioni, ho iniziato come dicevo a fare la mia prima diretta durante il lockdown, era il 2020, e festeggio le 100 trasmissioni, in piattaforma ho fatto 100 trasmissioni, tantissime, però sempre con lo stesso spirito, a me piace tanto fare questo lavoro, ho collaborato con diverse televisioni, solamente che poi Eleonora a un certo punto ho deciso di mettermi in proprio perché è giusto che sia così. Alla fine, ecco, anche artisticamente c'è un percorso di vita che va fatto, e quindi a un certo punto ho ritenuto che posso fare da solo.
Esatto, tu pensi che è collegato comunque, diciamo, i tuoi anni, invece con Video Fashion TV e con io e Dario festeggiamo i 18 anni di Video Fashion TV. Tu pensa come, e sembra ieri, quando abbiamo iniziato con Dario, che c'era il Grande Fratello, e noi andavamo a intervistare i concorrenti quando uscivano. Ne abbiamo fatte di cotte e di crude con Dario e abbiamo raggiunto i 18 anni di Video Fashion TV, per cui grazie anche alle persone che ci hanno sostenuto, perché questo è un lavoro molto difficile. Naturalmente le televisioni web come nascono poi spariscono, noi abbiamo cercato di dare sempre il meglio per poterla mantenere, per portare sempre argomenti belli e soprattutto anche importanti, come è importante il nostro amico giornalista Alessandro Nardelli, che io ringrazio e che naturalmente avremo modo ancora di collaborare, di fare giornalismo, di comunicazione. E soprattutto la cosa che mi piace tantissimo di Alessandro Nardelli, perché è una persona che ha tanta volontà, si dà un sacco da fare anche quando non sta bene, perché lui ha una mano che un po' gli fa male, adesso è nascosta, però so che comunque, diciamo, anche quando non stai bene tu non riesci comunque a stare fermo, vero Alessandro? Impazzirei a restare a casa a fare nulla, infatti il sabato e la domenica scorsa sono stato a riposo per via del braccio, ma stavo impazzendo, non riuscivo più a, perché non sono abituato a riposare, nonostante la mia ragazza... a riposare, e soprattutto perché il tuo cervello è sempre abituato a pensare, sempre attivo. Certo. Come capita un po' a tutti noi, no? Che siamo stanchi fisicamente, ma invece abbiamo il cervello sempre in elaborazione. Bene. Allora, caro Alessandro, naturalmente mi saluti la tua terra che è meravigliosa, la bellissima Puglia, che ha tanto da raccontare, tanto da dire, e soprattutto a un giornalista bravo e tenace come Alessandro Nardelli, che si sta facendo conoscere in tutta Italia, naturalmente ai microfoni di varie regioni italiane, e questo mi fa tantissimo piacere, e spero comunque di continuare a collaborare con te, perché sei veramente forte, te lo dico con tutto il mio cuore, lo sai che io ho un carattere che se non dico ciò che penso, non dico mai falsità, sono sempre diretta, ecco, lo dico veramente con il cuore. Caro Alessandro Nardelli, allora, prima che ci salutiamo, ricordiamo ancora i tuoi appuntamenti, in modo che i nostri telespettatori possano comunque ricordarseli e possano anche seguirti. Allora, l'appuntamento chiave è quello del giovedì, con tante tantissime interviste, e poi abbiamo, come dicevo prima, il lunedì le interviste alla politica, La Politica Parla, il martedì e il venerdì le trasmissioni legate a Talking, l'attualità, quindi casi di cronaca, ma anche situazioni legate proprio alla stretta attualità, e questo, quindi... Stiamo il mercoledì sul territorio della provincia di Brindisi, perché chiaramente io non dimentico le mie origini ed è giusto che si segua il proprio territorio anche. Bene, allora ringraziamo Alessandro Nardelli, che diciamo veramente sempre buon lavoro, perché insomma lavora sempre, anche adesso prima della nostra trasmissione lui era già in collegamento che faceva altre interviste. E salutiamo appunto l'ufficio stampa Luigi Mosello, con le quali collaboriamo, e comunque artisti validissimi. E Alessandro, che dire, sempre avanti, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Bene, cari telespettatori, noi siamo sempre qui con la regia di Dario Gandolfi, abbiamo intervistato Attilio Bertaglia con il cinema, Alessandro Nardelli con, diciamo, il giornalismo, la comunicazione e la Puglia, però andiamo in centro Italia, perché il prossimo ospite, anche lui è un conduttore, un presentatore, diciamo una persona che è conosciutissima ai microfoni del giornalismo, che è Roberto Mattioli. Nel frattempo che aspettiamo il nostro ospite, siccome il cantante Male, anche lui si è dato la scrittura e ha fatto un evento bellissimo al quale Roberto Mattioli ha partecipato, se Dario Gandolfi è pronto della regia, mandiamo il firmato ringraziando l'edizione Bertoni. Mi hanno guidato sempre in chitarra. Io sono nato negli anni 60, musicalmente parlando naturalmente, e ho cominciato a cantare canzoni di rock. Oggi presentiamo il libro La Furia di Mal in occasione dei suoi 80 anni. All'interno di questo libro ripercorre la sua carriera, la sua
giovinezza, nato in Inghilterra, poi arrivato in Italia. Arrivato come importato in Australia, per la prima volta. Ci ricordi? Come si chiamava l'impresario? Ti ho spuntonato, Abia. Ti ho spuntonato, dentro il libro ti ho detto. Come è stata la mia prima immagine della nipote? Poi lui era un grande artista, io con il suo gruppo e basta, io invece io ho preso il gruppo, le ballerine, i ballerini. Le coreografie di Don Lurio che ha messo su tutto. Una carriera eccezionale che va dalla musica alla televisione e come Bertone Editore siamo stati felici di raccogliere il suo racconto e averlo trasformato in un libro dove ci sono anche molte immagini che, come dicevo prima, ripercorrono i mitici anni 60 fino a oggi. No, la colpa è sua, è la colpa. Quando la RC abbiamo pubblicato il disco, una serie di telefilm americani piuttosto vecchi, risalenti agli anni 50. Abbiamo appena visto il filmato di presentazione del libro di Mal, La Furia di Mal, naturalmente per l'edizione Gianluca Bertoni, al quale ha partecipato anche il giornalista conduttore Roberto Battioli, che è in collegamento. Eccoci, toc toc, Casa e Spago, torno di nuovo ad invaderti l'ambiente. Ma scusa, tu sei Eleonora Cassandra Spago o sei Loredana Bertè, da giovane? Almeno, perché Loredana è una grande. Allora, mi ricordi la Bertè? Io faccio la prova luce in maniera del tutto artigianale. Allora, caro Roberto, parliamo naturalmente, perché abbiamo mandato il videoclip della presentazione del libro di Mal, La Furia di Mal, per edizioni Gianluca Bertoni, al quale tu hai partecipato. Ecco, diciamo che Roberto Battioli è conosciuto nell'ambiente perché è un giornalista, conduttore, insomma anche molto curioso, essendo appunto... Uomo ancora. Esatto, dell'evento. Raccontaci di questo evento. Guarda, è stato un evento straordinario, anche perché Gianluca Bertoni, che è un editore fine di pregio e peraltro ha delle iniziative molto peculiari che si estendono a 360 gradi, coprendo letteratura, cultura di vario genere, ma anche il mondo della canzone. Lui ha fatto delle monografie su cantanti che sono stati al successo, sono assurti al punto più alto delle loro carriere negli anni trascorsi e che adesso magari fanno altri lavori oppure sono dei turnisti oppure hanno proprio smesso in definitiva. Ha fatto una monografia su Valeria Rossi, su Paolo Vallesi e ha trovato l'occasione di festeggiare in maniera del tutto sontuosa gli 80 anni di Paul Bradley in arte Mal con questo bel libro che io ho della Bertoni editore, eccolo qui, La Furia di Mal. Ecco, non so se si vede, io sì, sono abituato alle telecamere, quindi con i telefonini non vado molto d'accordo, però ecco, La Furia di Mal, Bertoni editore, una bellissima presentazione che è stata organizzata a Palazzo Ferraioli, organizzata da Sara Iannone. Sara Iannone nasce come marketing advisor ed è una che si occupa del lancio, del curare tutto ciò che riguarda il mondo dell'imprenditoria, ma anche una bravissima, credo la migliore che abbiamo sulla piazza di Roma, organizzatrice di eventi. Ecco, questi due mastodonti organizzativi, Gianluca Bertoni, grande, straordinario editore, e la Iannone, hanno creato un'occasione veramente non mondana, ma bella, perché a raccontare gli aneddoti di Mal non era tanto lo stesso Mal, ma un certo, non so se te lo ricordi, Eleonora, Adriano Ragozzini. Adriano, sì. Ragozzini, oltre ad essere un musicista, è stato musicista da giovane, ma lui è un organizzatore, produttore discografico, è stato anche, e lo ricordiamo con piacere, l'organizzatore di due edizioni del Festival della Canzone Italiana di Sanremo nel 1990 e 91, quando si teneva peraltro al Palafiori e non al Teatro Ariston di Arma di Taggia, e io nel 90 c'ero quando vissero i Pooh con Uomini Soli. C'era Ragozzini che ha raccontato delle spigolature molto piccanti della gioventù di Mal, perché lui era uno dei produttori di Mal all'epoca quando lo portò in Australia, e quindi in qualche modo ha parlato di quello che nel libro, per una questione proprio di etica, Bertoni è
chiunque non poteva assolutamente inserire, quindi è stato bello per questo, una serata molto conviviale. Peraltro, oltre alla grande organizzazione di Sara Iannone e di Gianluca Bertoni, c'è stata la presentazione della Fatina per eccellenza, che io ho rivisto dal vivo, ed è una donna meravigliosa sotto il profilo non soltanto estetico ma anche caratteriale e morale, Maria Giovanna Elmi. Sì. Bene, mi riesce a sentire? Allora, sì. Eccola. Qui, la vediamo. Eccoci. Ecco, siamo alti uguali, io adoro le donne come la Elmi, quindi. Allora, caro Roberto, tu che sei una persona comunque che a livello anche umano riesci a capire anche lo stato d'animo, come hai visto Mal durante questa presentazione? Entusiasta, malinconico, com'era? No, assolutamente. L'ho visto come una persona che vede la vita sempre come qualcosa che comincia domani. Ha una moglie splendida che gli ha regalato due bellissimi figli, Renata, vivono a Pordenone, nel Friuli Venezia Giulia, eccolo qui, un sorriso smagliante a 36 denti, e l'ho visto interessato a produrre il nuovo album. Il suo produttore si chiama Nicodemo, e quindi c'è un nuovo disco di Mal che magari non sarà un profluvio di vendite, anche perché adesso poi la musica è diventata liquida, si scarica, ma l'ho visto sempre attento, non soltanto parlare del suo passato con grande nostalgia, ma devo dire con grande umiltà, perché Paul Bradley, in arte Mal, ha raccontato che da giovane lui faceva l'elettricista, il cameriere a Glasgow, e poi è venuto in Italia. E il nome Mal deriva da un cugino, perché ognuno di noi in famiglia ha un cugino che preme particolarmente. Io ne ho due. Uno che ha tutte le donne del mondo e un altro invece che se ne va spesso in Messico. Lui aveva un cugino che si chiama Malcolm, un cugino che si chiama vivente, si chiama Malcolm, e da Malcolm è nato Mal. L'ho visto con parlare di se stesso, non con luccicone, ma parlare di un uomo che può segnare molto sotto il profilo umano. Quel bello che ho visto di Mal e che è riportato nel libro La furia di Mal del Bertoni editore, è che lui parla del Mal che non conosciamo, e quindi è un'occasione per acquistare questo bel libro di Mal. Esatto. Roberto, tu naturalmente eri ospite, non avevi dietro le telecamere per poter documentare bene, diciamo, questo evento, perché eri tra gli ospiti. Ricordiamo qualche altro nome che hai incontrato durante questa kermesse presentativa? C'era Maria Giovanna Elmi. L'abbiamo detto, che ha tenuto praticamente banco raccontando quello che non conoscevamo, ma c'era anche l'ex Miss Italia, Nadia Bengala, Maria Mosè. Bellissime donne che devo dire straordinarie. La Mosè, che praticamente sembrava come era quando presentava delle nicchie per i ragazzi sul Rai 2 alla fine degli anni 90, e Nadia Bengala è rimasta bella come allora, il tempo non è passato per loro, un po' sono delle figliocce di Maria Giovanna Elmi, e c'erano loro due, c'era anche Mario Zamma, che fa parte del bagaglino, che però non sono riuscito a salutare perché presentò un'edizione del 2019, l'ultima purtroppo prima del Covid, che poi ha troncato una serie del Super Spettacolo, che è una edizione di una passerella di artisti di grande calibro, che veniva presentata da Corrado Mantoni prima, Fabrizio Frizzi poi Pippo Franco e l'ultima Mario Zamma, che nel 2019 ha fatto i 70 anni a Tivoli, dove abito, e che è dedicata al villaggio Don Bosco fondato da Donnello Del Raso. Io gli feci un'antologia, passammo una bella serata con Zamma, c'era anche lui, però lo saluto da qui. Ciao Mario Zamma, ciao, salutami il bagaglino. Lo salutiamo. Allora, sia Maria Mosè che Nadia Bengala sono due mie amiche, alle quali io ho organizzato anche il loro compleanno, sono proprio due amiche, sono molto contenta che le incontrate, perché sono due persone meravigliose. Ecco, ma organizzi compleanni, Eleonora? Non lo sapevo per organizzarsi i compleanni. Non sapevo che organizzassi i compleanni. Gliel'ho organizzati le kermesse di Roberto Cavalli. L'ho chiamato per il mio 60esimo. Io ne ho fatti 60 l'anno scorso, quindi. Lo facevo prima, lavoravo per Roberto Cavalli, nel quale nel suo locale organizzavo naturalmente i compleanni dei personaggi. E a Maria ho organizzato anche la presentazione della sua linea
Perla, che l'ha chiamata come la figlia, naturalmente, per la Fashion Week milanese. Detto questo, parliamo adesso di Roberto Mattioli, che naturalmente lui avrebbe tanto da raccontare, perché lui è stato giornalista e è giornalista in questo periodo ancora, perché è sempre curioso e ha tanta voglia di dire, tanta voglia di fare. Ma io però ogni volta, e chissà quante volte l'hanno detto, voglio sempre che tu mi racconti l'incontro con Alberto Sordi, perché mi piace tantissimo. Hai ancora il filmato magari? Guarda, sono 24 anni quest'anno, 2024, che ho conosciuto e incontrato Albertone, perché io da bambino, nel 1973, misi in croce la mia santa mamma, che avrebbe compiuto 100 anni esattamente tra poco più di un mese, il prossimo 7 di aprile, per farmi fare un provino, perché stavano realizzando un casting nel 1973, attenzione, non ieri, a Tivoli per il film Polvere di Stelle. Credo sia l'unica scena girata a Tivoli, perché quasi tutto è stato girato all'interno del teatro Petruzzelli di Bari, insieme a Monica Vitti. E io poi non ho visto più Sordi, io ho cominciato a fare questo mestiere 45 anni fa, con delle interruzioni, spesso volontarie, spesso imposte, come le ultime, sto ritornando in auge un po' adesso, e nel 2000 lo incontrai al compleanno di Giancarlo Menotti, che i più dovrebbero ricordare, è stato un grande musicista e l'ideatore, fondatore del Festival dei Due Mondi che si tiene a Spoleto. E ivi a Spoleto, in una sala che si chiamava Sala Frau, proiettavano un film, Fumo di Londra, che era stato restaurato, un film del 1966, dove lui cantava Goodbye my darling, che ha rifatto poi a Studio 1 con Mina. Sono cose che io avevo 3 anni nel 66, adesso sono un po' vecchietto, ma me lo ricordo perché lo vedo poi su Tec, come l'avrei visto tu, Eleonora, e tutti i nostri telespettatori che ci seguono grazie al tuo programma. Beh, Alberto Sordi fu una serata meravigliosa, perché mi ha rilasciato una bellissima intervista che voi avete mandato nella bella intervista che avete fatto un anno fa, e poi abbiamo passato una serata insieme in una terrazza di Spoleto che guarda sulla piana proprio di quella zona lì, bellissima, che si chiama Terrazza Frau. Non c'entra niente con le poltrone, tutt'altro. È una terrazza di un palazzo nobiliare che si trova da quelle parti. Esatto. Allora, caro Roberto, io ti ringrazio per questo intervento, perché grazie a te abbiamo potuto ricordare ancora, oltre la tua carriera artistica e quello che continuerai a fare, il libro di Mal, la casa editrice Bertoni, gli ospiti presenti. E per cui io volevo concludere, naturalmente, dicendo che ci sono uomini che fanno questo lavoro, che hanno praticamente la grinta, la voglia e naturalmente la superbia di farlo. Ci sono uomini come Roberto Mattioli che hanno la voglia, la grinta e un cuore così grande, ma soprattutto perché ha una manager dal cielo che avrebbe compiuto 100 anni, che mandiamo in onda se il nostro Dario è pronto e salutiamo. Bene. Che ringraziamo e che facciamo in anticipo gli auguri, perché purtroppo quel giorno noi naturalmente non avremo Mattioli per poter rifare. Signora, che dire, ha fatto un figlio fantastico, mi raccomando, vegli su di lui, perché ha ancora tanto da raccontare, tanto da dire e naturalmente tanto da emozionare, sia come uomo che come giornalista. Grazie, adesso avete emozionato me. Grazie a te Eleonora, grazie a voi di Video Fashion TV. Ciao, un bacione, grazie. Un bacione grandissimo. Che dire, allora, telespettatori, abbiamo parlato anche con Roberto Mattioli e naturalmente con gli altri artisti, abbiamo anche ricordato la vita di Roberto, presentando anche la mamma, la quale lui veramente ha tenuto e tiene tantissimo, che l'ha quasi, diciamo, colpito molto questa mancanza. E per questo vi auguro di continuare a fare del bellissimo giornalismo e di avere tutta la possibilità di poter fare ciò che desidera, perché sua madre ne sarebbe orgogliosa. Che dirvi, seguiteci, Video Fashion TV, naturalmente, siamo dappertutto, Facebook, Instagram, Telegram e naturalmente qui in diretta, qui in streaming live, su Facebook, dappertutto. Grazie Casa Spago e grazie Dario Gandolfi. Alla prossima.